Quindi due parole sulla gara di oggi. Ma gara bella, lunga, tanto caldo, cancelletto, tanta gente, e buon tempo, penso dopo, nonostante qualche problema, credo che l'abbiamo portata a casa. E niente, adesso berremo un paio di birre per i crampi e boom. Ho investito una vecchietta, ti chiedo scusa. Il chilometro verticale ho tagliato e l'ho travolta, l'ho preso in pieno. Questo è lo sponsor che ci chiama. Comunque bella gara. Sì, parla. Comunque bella gara, purtroppo sono saltato a Pianca Vallone e è stata un calvario. Voglio consegnare questa maglietta come miglior speaker della gara. E Zappina. 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 Cosa fare? Siamo qua con Zappina Lara, vincitrice della Valle in Trasca di quest'anno. Hopla, consegna della maglietta, nuova edizione per te. Due parole sulla gara. È stato meraviglioso, una grande organizzazione, che ho fatto coso, però è andata alla grande. Viva le Zappine! Sempre! Grazie! Viva cosa? Siamo qua, visto un Francesco Zoppi che purtroppo è ceduto. Solo allo psico fisico, ora solo tanto massaggio e tanta fibra. Un controllo dello stomaco. Solo... Eccolo qua, Francesco Zoppi arenato come una balena spiaggiata. Ciao, mi chiamo Francesco Zoppis, 28 anni, Zampina. Io la cosa che odio di più nella mia vita, la cosa veramente che odio di più, è star male durante queste corse. Quindi Siamo qua con Francesco Zoppis, gli piace tanto la bella vita? E poi la domenica mattina correre 35 km in montagna. Che vita da sogno! È stata una gara dura, non pensavo di saltare così a Pianca Vallone. Un po' deluso da me stesso. Mi è andata bene che non ho avuto crampi, ho una giusta preparazione per non aver crampi. Però peccato perché potevo dare molto di più. Adesso in inglese. Ok. Allora, il quarto premio sorteggio. Ma infatti è una bella gara. Abbiamo fatto una bella gara. Soprattutto quando si passa qua da Fiancavallo. Quando siamo passati da Fiancavallo. Al mio socio vedeva appena. Il mio socio vedeva dopo. Però. Del resto. È andata bene. Si arriva 24esimi. Siamo arrivati 24esimi. Adesso si mezz'nega. Adesso abbiamo già bevuto una decina di birrette. Allegra in gamba. Grazie, arrivederci in gamba. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare il Mauro che ci ha dato le magliette sponsorizzate a Salome. Noi ci ringraziamo veramente. Mi sembra Zampino. Due parole sulla gara di oggi, com'è andata, hai corso bene, il risultato di essere stato corri. Senza averla fatta. È andata benissimo, sono arrivata prima. Tuo fratello. Suo fratello. Siamo fidanzati. Pronto? Pronto? Ciao. Bene, tu stai bene? Presentati. Come ti chiami? Ma chi? Il mio amoroso?
Buona posizione con il tempo di 4 ore, 6 minuti e 38 secondi. Ecco la vincitrice della gara. Ilenia vincitrice della gara. Polpi. Femminile. Come ti chiami? Chris. La Chris, grandissima, l'altra socia. Non ci sono. Facciamo una foto insieme, allora, vogliamo una breve intervista, se no? No, l'intervista. Ottava posizione, con il tempo di 4 ore. Allora facciamo solo una foto. Secondi per Ruben Meglieri e Nicoletta Rossetti. Una bella gara, spero di non sbagliare strada, cosa che mi capita spesso e volentieri, e ho buone sensazioni. Francesco Zoppis, due parole prima dell'inizio della gara, mancano 4 minuti al suo... 4? La gara è iniziata da ormai 7 minuti e 30, il nostro Francesco Zoppis sta un po' tirando troppo, speriamo non salti troppo presto, buona fortuna a tutti, io morirò prima delle 4. Tieni il passo, tieni così, vai, 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 vai. Vai, Zappina! Ragazzo triste come me, e sogni sempre come me, tanti sono soli. Sì, bella gara, non ho sbagliato tracciato, ma oggi sono un po' stanco, voglio parlare un po' di me e me lo farà il mio manager. Marco Cosenza. Io non parlo anni di 30. Qua. Io devo essere già a casa nel letto. Qualcuno ha sbagliato l'ora. Ma nel letto di chi e con chi? Nel letto mio, da solo, castigo. Prime impressioni? Matteo, sai cosa? Sono stati i nostri consigli, ci sono stati apprezzati, stati capiti. Sì, mi avete dato un grande stimolo e soprattutto verso la fine avevo uno stimolo immenso di andare in bagno. Grazie ai vostri consigli. Siamo Luca! E cosa abbiamo fatto allora? Ecco, facciamo vedere la zampa che c'è sempre presente anche a Saronno. Dai, dai, dai! Dai Luca, dai Luca, dai Luca, due giri, dai Luca! Un bruciore di stomaco non l'ho mai avuto. Ma proprio ogni volta che arrivavo là c'era qualcosa nell'angolo là, un odore strano sentivo. Un bruciore che... Manox. No, quanto non fai? Che quanto hai fatto? 16 e 6. È andata bene. No, era subito attivo. Vedi questi sono i ragazzi che non si divertono a correre, guardano solo il cronometro.